Ciao, è passato un po' di tempo dall'ultimo video, è un periodo in cui sono molto impegnato, cerco comunque di provare a riprendere un po' di ritmo. Volevo parlarvi di un lavoro di animazione che avevo fatto, perché magari ci sono un po' di dietro le quinte che potrebbero essere interessanti come tecniche di lavorazione. Si tratta di questo video, The Legend of Icarus, un video musicale su una canzone di Carlo Ponte. Non ho intenzione di farvelo vedere qui, vi invito ad andare cercando su YouTube Carlo Ponte, vi invito ad andare sulla sua pagina e si tratta di questo video, Carlo Ponte, The Legend of Icarus, official video, perché secondo me si merita la visione non solo di questo, ma anche di tutti gli altri suoi lavori. Quindi lo trovate qui, è un lavoro che ho fatto io insieme a Matteo Turco, che mi ha contattato e che si è occupato delle riprese. E appunto insieme alla musica di Carlo Ponte e vi invito appunto ad andare a vederla. Potete vedere in questo inizio di video che c'è una forma di disegno che viene animato e che è fatto come da degli sketch. È stato un lavoro particolarmente impegnativo per me perché 5 minuti di animazione sono tanti. Questo è un primo test che avevo fatto per vedere in che modo avrei potuto fare e potete notare che ci sono più o meno gli elementi che poi sono anche finiti nel video definitivo. Il mio approccio è stato quello di partire da quei disegni che a volte si può vedere nei timelapse, nei quali un disegno fatto a mano, un normale disegno 2D, viene costruito e nasce sotto gli occhi di chi guarda. Solo che sapevo che il video sarebbe stato al tramonto, infatti in questo primo test vedete dei tramonti anche piuttosto casuali, prelevati da internet. Ho pensato di crearlo con delle linee di luce, quindi di bianco su scuro. Dovevano ancora esistere le riprese e quindi le mie indicazioni sono state di tenere delle riprese piuttosto sottoesposte, in modo che i disegni potessero dare l'impressione di tratti di luce che vengono disegnati sopra al video esistente. Nel momento in cui ho avuto a disposizione il girato finale, anche in una versione a bassa risoluzione all'inizio, ho potuto quindi anche lavorare con la telecamera in modo tale che i miei disegni, prima di tutto, non dessero troppo fastidio, ma anzi interagissero con gli elementi che già c'erano nel video. E quindi è stato importante avere il girato finale già pronto in maniera da potermi muovere. Avevo quindi bisogno di realizzare dei disegni in 3D. Questi che vedete sono dei segni, però si trovano in uno spazio tridimensionale in modo tale che la telecamera possa girarci attorno in un modo che con un disegno su carta non sarebbe proprio possibile. Il mio approccio quindi è stato quello di realizzare degli schizzi molto semplici fatti da linee che potessero rappresentare degli interi mondi tridimensionali, quindi per esempio in questo caso abbiamo l'acqua e delle colline che nascono disegnate in modo tale con gli alberi, la telecamera ci si può muovere in mezzo, quindi sono dei disegni voluminosi che prendono forma e diventano dei veri e propri paesaggi. Mi è venuto quindi spontaneo cercare di utilizzare come strumento la realtà virtuale. Qua potete vedere il video, mentre in realtà virtuale ho scelto appositamente uno sfondo nero mentre disegnavo, in maniera da avere una sensazione simile a quella che sarebbe stata nel video finale. Qui sto realizzando gli schizzi, in questo caso sono delle nuvole, e lo strumento che vedete muoversi è la manopola che tengo in mano in realtà virtuale. Quello che vedete è quello che i miei occhi vedono, e quindi anche per quello, magari in questo video può essere un po' fastidioso, diciamo, vedere la telecamera che si sposta di continuo, ma uno dei benefici della realtà virtuale è proprio quello di vivere all'interno del disegno che si sta realizzando. Risulta come costituito da dei tubi, quelli che vedete in qualche modo si riesce anche a notare che hanno proprio uno spessore, sono dei veri e propri tubi, che permettono di capire il disegno e di realizzarlo come si tenesse in mano una specie di spruzzatore che distribuisce della schiuma. Trovate altri video sul mio canale su queste tecniche di disegno in realtà virtuale. Qual è il vantaggio? Che vengono dei disegni molto spontanei perché sono i movimenti delle braccia, si riesce in modo molto più veloce rispetto a una modellazione 3D tradizionale
creare qualcosa di morbido, di disegnato. Non si lavora con la mano e la penna, quindi è un disegno meno preciso, è più un gesto, molto più istintivo, quindi non si deve andare a cercare la precisione. Però anche le cose che sono un po' fuori posto possono poi essere spostate, aggiustate. Ho cercato di farlo il meno possibile per mantenere appunto la spontaneità di certe righe, quindi anche dove non sono perfette le ho appositamente lasciate senza insistere troppo sulla pulizia del segno. Il risultato comunque non è un'animazione, è un disegno tridimensionale fermo, non si muove in alcun modo. La parte di animazione in realtà deriva soprattutto dal vedere il disegno che si crea in diretta. Questo non è permesso da Gravity Sketch, ma l'ho ottenuto all'interno di Blender. Una volta creata la scena che state vedendo statica, e ne ho create diverse per questo video, sono poi passato a importarla all'interno di Blender per creare l'animazione vera e propria. Ecco come si presentano gli oggetti una volta importati all'interno di Blender. Quindi per esempio questa è la scena iniziale, si vede il labirinto fatto appunto con questi tubi, la fortezza o comunque insomma lo schizzo che la rappresenta e ci sono anche i due personaggi, anche questi rappresentati appunto come delle specie di scheletrini, anche perché in questa prima parte del video i personaggi sono ancora agli inizi del loro viaggio, stiamo parlando di Dedalo e Icaro, che si avvicineranno poi verso il sole e quindi diciamo che in questa prima fase sono ancora ingenui e sono ingenui anche i disegni appositamente. Poi vedrete se quando guardate il video che Icaro assumerà un'altra forma nel momento in cui si avvicina sempre di più al sole, quindi simbolicamente diventa sempre più forte, più potente. Il disegno in questione, come vedete, appunto è costituito da dei tubi. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata scegliere dei materiali che potessero essere appunto costituiti da luce. Ho utilizzato uno shader di tipo emission con dei colori diversi. Lo shader di tipo emission permette di avere un oggetto illuminato. Poi questo alone che si vede è creato grazie alla funzione di bloom presente in EV. L'intero video è renderizzato con EV, che è il renderer più veloce di Blender, quello non realistico, diciamo, però si prestava perfettamente a questo tipo di animazione. Si trattava ora di ricreare l'effetto di disegno in diretta. E questo è effettuato tramite questo modifier, il modifier che si chiama Build, permette, indicando un frame di inizio e un frame di fine, quindi per esempio qui c'è scritto da 1 a 300, significa che quando sono al fotogramma 1, appunto inizia l'animazione e vedete si costruisce piano piano, mentre mi sposto avanti con i fotogrammi, potete anche notare che ci sono delle particelle che vengono generate, ma queste sono appunto generate con un sistema particellare successivamente, che serve appunto a creare quelle specie di brillantini di polvere che sale mentre avviene la creazione. Però la creazione appunto è data dal modifier build. Il modifier build in pratica aggiunge un pezzettino alla volta, se mi avvicino si può vedere che il tubo qui è ancora in costruzione. Se vado al fotogramma dopo, vedete piano piano, vengono aggiunti sempre più pezzi. Ovviamente se io avessi messo di cominciare al fotogramma 1 e di finire al fotogramma 500 lo vedrei più indietro in questa prima fase, vedete sarebbe ancora qui, quindi diciamo la velocità di costruzione è data dall'inizio e dalla fine che date a questo modifier. Non fa altro che mostrare un po' di facce nell'ordine in cui si trovano nel file e per fortuna Gravity Sketch, il software in realtà virtuale che ho usato per disegnare, posiziona i poligoni esattamente nell'ordine in cui io li ho disegnati, è stato questo il grosso vantaggio. Poi appunto in molti casi ho deciso di applicare anche dei sistemi particellari. Chiaramente poi ci sono delle altre animazioni, quindi per esempio in questo caso a un certo punto questo labirinto cresce verso l'alto, appaiono degli ulteriori piani e anche questi sono creati tramite un modifier, si tratta di questo modifier array, in cui ho animato il numero di conteggi dell'array. L'array è un sistema di copie. Comincia con 1 e c'è un piano solo e poi piano piano arriva a un certo punto ad avere 3 piani
E in questo modo si creano queste tre copie una sopra l'altra, quindi questo è un altro tipo di animazione. C'è poi il sistema particellare che appunto è quello che ha creato tutti questi puntinetti. In molti casi danno un po' più di brillantezza all'animazione, la rendono un po' più viva rispetto a vedere semplicemente la forma che si crea. Allo stesso modo, quindi, si creano tutti gli altri oggetti, il castello, gli stessi personaggi che sono qui, si creano piano piano, sempre con il loro modifier build, con dei frame di inizio e di fine di valore diverso, in modo tale che i pezzettini si creano un po' alla volta. Potete anche notare in questo momento la telecamera che si sposta di volta in volta, che ho animato a mano, senza un particolare rig per la telecamera, ma mi sono messo all'interno della telecamera e mano a mano che vedevo crearsi le varie situazioni, spostavo la telecamera, l'inquadratura che in quel momento rendeva meglio. Ho quindi importato come sfondo della telecamera, ho caricato il video nella sua versione, diciamo, a bassa risoluzione per semplicità, e quindi potevo avere, nel momento in cui inquadravo la scena attraverso la telecamera, potevo vedere il video sottostante e ho anche caricato, come vedete qua sotto, nel sequencer, la musica. In modo tale che nel momento in cui vedo l'animazione muoversi, sento anche la musica. Uno dei vantaggi di utilizzare EV come metodo di rendering è che posso mettermi nella visualizzazione renderizzata e avere praticamente la visione in tempo reale di quello che succede. Non riesce proprio a rappresentarla perfettamente, è un po' impegnativo, diciamo. Però nella timeline appunto è sempre possibile scegliere come sincronizzazione sync to audio in maniera tale che anche se vediamo l'animazione molto a scatti corrisponde esattamente all'audio in questione. E quindi potevo anche far accadere delle cose in momenti specifici non solo del video ma anche dell'audio. Quindi quando la musica raggiungeva certi tipi di momenti, di picchi, potevo decidere di visualizzare qualcosa di particolare sulla scena o spostare la telecamera in certi momenti. Per esempio, ho potuto approfittare di questo sole che ovviamente fa parte del video sottostante, però diventa un tutt'uno con la mia scena, soprattutto in questa parte in cui lo vediamo nascere come disegno, la telecamera si avvicina e ho fatto in modo che la telecamera cerchi di farlo corrispondere come inquadratura il più possibile per il periodo necessario al sole effettivo che vediamo nel video, che si allontana e si avvicina. E quindi quando la vedo dal di dentro, ho la sensazione di appunto avvicinarmi e entrare dentro il sole. Queste particelle sono generate a partire dal volume, di questi tubi del disegno. Nascono tutte queste particelle che ho fatto il più semplici possibile. Come vedete, sono un unico triangolo fatto da tre vertici, che è proprio la forma più semplice che si può creare, in modo tale da ridurre al minimo il livello di calcolo del renderer, perché, come vedete, di particelle è facile che diventino moltissime. E quindi se fossero oggetti troppo complessi, a un certo punto si perde questa possibilità di lavorare in tempo reale, che invece è molto utile trattandosi di un video nel quale ci si deve sincronizzare con la musica. Sempre per motivi di prestazione, alcuni degli effetti, come per esempio un paio di questi effetti di esplosione che si vedono, li ho realizzati su scene a parte e renderizzati separatamente e poi li ho importati nella scena principale semplicemente come animazioni già renderizzate. Viene utilizzato molto più facilmente nella scena principale perché le particelle singole non ci sono più, c'è semplicemente un piano con un video già renderizzato. Una cosa che è stata molto utile è il sistema di scene di Blender. È possibile in Blender creare più di una scena all'interno dello stesso file e quindi questo mi ha permesso di dividere l'intera animazione di 5 minuti in scene diverse, che quindi sono più facili da gestire, evitare di avere tutti gli elementi su un'unica scena. Ho realizzato diverse scene. Poi si può creare un'ulteriore scena di composizione in questa tab di video editing. È possibile importare, come in un programma di editing video, un'intera scena di Blender anche non ancora renderizzata. Quindi queste una, due e tre scene qui sono le tre scene che sono contenute all'interno del file,
mentre questa qui all'inizio, pling, non è nient'altro che quella particella appunto che poi ho riutilizzato nelle altre. Quindi, come vedete, c'è un unico file di Blender che contiene praticamente tutto. Ci sono le tre scene e poi c'è questa scena di compositing nella quale ho importato le tre scene. Non ancora renderizzate, per cui io qui posso avere un'anteprima del risultato e viene calcolata a partire dalla scena che è ancora live, diciamo, ancora modificabile. Se io andassi a fare una modifica adesso alla scena 2, tornando qui sul composito, vedrei la modifica anche qui, prima ancora di renderizzare. E poi ho reimportato l'audio e il video effettivi, quindi a risoluzione più alta questa volta. E ho effettuato alla fine il render di questa scena che non è nient'altro che la raccolta di tutte le altre. Uno dei vantaggi di questo approccio è anche che volendo si potrebbe utilizzare dei renderer diversi per ciascuna scena, per cui potrei avere le prime due scene renderizzate in EV e poi magari una terza scena renderizzata con Cycles. Io non l'ho fatto in questo caso, anche se all'inizio credevo sarebbe stato necessario perché vedrete nella parte finale del video c'è una statua, quindi tutti questi disegni schizzati diventano alla fine qualcosa di solido, di concreto, diventano una vera e propria statua che comunque però ho potuto renderizzare in ogni caso anche con EV ottenendo un risultato qualitativamente buono che mi ha soddisfatto, quindi non c'è stato bisogno di scomodare Cycles molto più impegnativo. Qualche parola anche sulla statua finale, perché in questo caso è stato un lavoro diverso, completamente isolato dal resto. Ho utilizzato sempre Gravity Sketch all'inizio per creare questa semplice scena con dei manichini. Il vantaggio di Gravity Sketch è di avere la possibilità di posizionare dei manichini che, come vedete, sono molto rigidi e si tratta di manichini simili a quelli che si utilizzano in ambito artistico, diciamo. E come vedete c'è anche l'immagine che ho usato come riferimento, che è un quadro che mi piace moltissimo di Ilya Repin, sperando che si dica così. E ho creato questa stessa situazione, diciamo come vedete in 3D. Qui lo stiamo vedendo attraverso il visualizzatore che Gravity Sketch permette di utilizzare sul web. Ho prima di tutto posizionato questi manichini molto brevemente in posizione perché è piuttosto facile da fare. Dopodiché, per la parte finale, ho utilizzato 3D Coat. 3D Coat è questo software che permette di lavorare a voxel rispetto a Blender, quindi in pratica come se fossero dei pixel in 3D e quindi è possibile modellare in maniera piuttosto diversa. Potete notare che non è perfetta la statua, avevo sempre dei limiti di tempo, è stato fatto tutto quanto nel mio tempo libero e mentre ero in vacanza. E quindi anche tra l'altro sul mio portatile, quindi non era la mia postazione di lavoro normale, per quello anche avevo dei limiti sia di tempo che di capacità di elaborazione. Però sapevo che la statua sarebbe stata pressoché completamente al buio e che sarebbe stata vista soprattutto da questa angolazione. Quindi, per esempio, si può notare appunto che la parte dietro della gamba è ancora un pochino come nel manichino, perché tanto non la si deve vedere. Uno dei vantaggi di 3D Coat è che permette di realizzare anche la testurizzazione in maniera molto veloce, quindi vedete questo effetto pietra. Per alcuni modi di lavorare è un po' più pratico, in più ne ho approfittato, come faccio spesso con questi progetti personali, per imparare a utilizzare qualche software che uso un po' meno spesso. Da 3D Coat ho poi portato la statua all'interno di Blender con la sua texture, quindi qui è in una versione molto più a bassa risoluzione, come potete vedere è stata decimata, mentre la risoluzione che ha in 3D Coat è molto molto alta, appunto, soprattutto perché deriva appunto dai voxel, quindi questa qui ha una risoluzione altissima che sarebbe stata poco utilizzabile in Blender, quindi sono passato per una decimazione, ho fatto le UV e ho importato la texture, insomma, dall'altra parte. L'ho importata di nuovo in Gravity Sketch per realizzare lo sketch corrispondente. Quindi in pratica ho portato la statua nell'ambiente di Gravity Sketch, in realtà virtuale,
e l'ho, come dire, ripassata con i segni che sarebbero poi stati quelli che l'avrebbero creata, quindi diciamo lavorando un pochino al contrario rispetto a quello che si vede nel video. E poi ho utilizzato la stessa tecnica della quale abbiamo parlato prima, quindi di far apparire i segni un po' alla volta e nello stesso tempo un modifier build anche sulla statua che permettesse ad essa di apparire sempre passo dopo passo. Ecco quindi come ho ottenuto questo effetto nel quale vediamo la statua crearsi dopo che le linee hanno finito appunto anch'esse di crearsi. Ovviamente qui c'è anche un'animazione a livello di luce in maniera tale che la luce sulla statua sia corrispondente a quello che è il mood nella parte musicale, insomma, appare per un attimo un po' prima che poi la canzone, insomma, vada a finire. Vi invito quindi di nuovo ad andare nel canale YouTube di Carlo Ponte a guardare il video ufficiale per vedere il risultato. Ovviamente qualsiasi commento o domanda fatemelo pure qui nei commenti, mentre invece per quanto riguarda l'argomento musicale, interagite pure con la pagina di Carlo Ponte e chiedete sotto al suo video appunto se avete delle domande che riguardano la parte musicale, sulla quale ovviamente io me ne intendo molto molto meno. Un'ultima parola riguarda l'uso delle immagini generate tramite intelligenza artificiale. Potete notare qui a destra, mentre disegno in realtà virtuale, ho delle immagini di riferimento. In questo caso ho utilizzato Midjourney e Stable Diffusion per farmi venire delle idee, diciamo, dal punto di vista delle forme. Qui potete vedere la modellazione e anche appunto un uso dell'intelligenza artificiale per generare una quantità di idee che mi sono state utili dal punto di vista poi del design. Spero che questo dietro le quinte possa essere stato interessante. Grazie mille e ci vediamo alla prossima.